partite. Qui dove ha già vinto, Francesco Bignati vuole riprendere in mano quello scettro che gli è stato tolto appena un anno fa, qui dove nessuno pensava potesse arrivare. Giuliano Farinelli vuole continuare a stupire, alzando in cielo quella coppa. Amici di Fuori Area, appassionati del grande calcio giovanile, buon pomeriggio dall'8 settembre di Frascati, dove sta per iniziare Ceccanovi Corper Conti, la finale del campionato Juniores Elite, trofeo Paolo Testa. Subito le formazioni con il Ceccano che cambia molto rispetto alla semifinale con il Monte Spaccallo. Di fatto mister Farinelli opta per far rientrare tutti i 94 tenuti a riposo in vista poi dell'impegno con l'eccellenza contro il Monte San Giovanni Campano. Quindi davanti a Peniccia ci saranno Tombolillo, De Persis, Baldassari, Guastaferro, Giacomo, Davino, Celli, Fiacco, Spira, Flamini e Cicciarelli. A disposizione mister Farinelli, Portarossi, Fabbi, Guastaferro, Jacopo, l'eroe della semifinale, Gurgui, Ceccarelli, Zeppieri e Catilli. Risponde invece la Vigor per Conti, quest'oggi disegnata, società ospitata con Prilla tra le pali, poi Falessi, che è l'unica novità della formazione di mister Beinati rispetto alla semifinale con il Saio. Poi ci saranno De Paolo, Di Paolo, Luciani, Moro, Borgia, Taparini, Iemma, Bonaventura, Cestrone e Gabrieli. A disposizione Beinati porta Cettiare, Cremonini, Bague, Franza, Amici, Sandulli e Padacchiola. L'arbitro della contesa sarà Giancola Emanuele della sezione di Gabrieli di Latina, coordinato da Tartaglia di Ostia e di Giacomo di Tivoli. Accanto a me ci sarà Fabrizio Gonzalvi per cercare di portare in porto questa volta questa telecronaca, e andiamo subito da Fabrizio a chiedere cosa ripensa di questa finale. È come Davide contro Golia, c'è la grande squadra, la Vigor per Conti, Blaugrana, campioni 2 anni fa, che vogliono tornare sul trono proprio in quello stadio dove li ha portati, sul trono del tetto regionale prima e poi lo scudetto dopo. C'è invece il Ceccano che punta dopo 8 anni a portare una finalista della Sociaria al titolo, prima volta che una squadra sociara ci possa riuscire, per cui penso che ci siano tutti quanti i presupposti per assistere a una grandissima sfida, come sempre per la Juniores d'Elite. Tanto la Vigor prova a ripartire con Tabarini in posizione dentale, che cerca Bonaventura sulla lotta di destra, la mette in mezzo cercando Tabarini, palla troppo lunga e che Paniccia riesce a controllare. Questo era un buon spunto per la Vigor per Conti, Bonaventura ha sbagliato la mira, adesso va a lanciare ancora per Gabrieli, anzi la prende Cestrone, il controllo però andarsene benissimo sulla sinistra, ottimo numero di Cestrone che mette in mezzo per Bonaventura che riesce a controllare, viene però chiuso ottimamente, ma sulla palla arriva ancora Tabarini che prova a spingere sulla destra, Tabarini con il destro. Era buona l'idea, meno la realizzazione. Corretti per attenzione, però Ceccano riesce a recuperare palla con Fiacco. Buona posizione, cerca Flamini con il destro, Flamini prova a rientrare, Flamini prova il destro e Pedulla con una grandissima parata salva la porta della Vigor per Conti. Avevamo fatto appena in tempo a dire che la Vigor si era fatta via, che Ceccano subito ha risposto, e forse è questa l'occasione più grande di questo primo tempo. In questa fase di partenza hanno perso l'attimo buono per andare in contropiede, quindi adesso se lo vanno ad attaccare a difesa schierata, adesso per via centrale ci prova, attenzione Flamini con il destro e Pedulla si ritrova il pallone tra le mani. È stato bravo Flamini, che forse si è allungato un pochino troppo il pallone in occasione del controllo, ha dovuto colpire di fatto con la punta in estirata quasi, e Pedulla è stato attento, l'ha bloccata per Falessi che cerca il fondo, la mette in mezzo, attenzione perché Baldassare fa un mezzo pasticcio e mette in difficoltà la prova difesa, perché Chiemma adesso prova a concludere con il destro, la palla però si alza, era Borgia, scusate, aver provato con il destro, la palla che si è alzata, comprensione qua che poteva costar caro alla difesa del Ceccano con Paniccia che evidentemente non si è capito con Baldassare come può, e allora Chiemma riesce ad allontanare, a rilanciare lungo per Tabarini che prende bene il tempo. Maria in questo momento il duplice fischio del signor Giancola, che senza neanche un secondo di recupero manda a riposo le due squadre, interrompendo quella che può essere una buonissima azione della Vigor per Conti. Adesso ci sono Bonaventura e Iemma che partono in posizione d'offside, probabilmente cercheranno di rientrare per poi andare a colpire di testa, tenendo così in scacco la difesa. Parte adesso Cestrone che cerca proprio Iemma, la palla che però filtra per Di Paolo che l'appoggia da pochi passi e la porta lui in vantaggio la Vigor per Conti. 2 minuti di gioco sul cronometro e Vigor per Conti che passa in vantaggio in questa finale. La punizione di Cestrone che ha cercato la destra prima di Bonaventura e poi di Iemma, non ci sono però arrivati. La palla è arrivata invece a Di Paolo che da pochi passi ha dovuto semplicemente appoggiare oltre le spalle di Paniccia il gol che rompe l'equilibrio in questa finale e porta in avanti la Vigor per Conti. Attenzione a Ceccano che prova a spingere, Spila chiuso da due, cerca di smistare per Flamini che mette in mezzo, attenzione Di Paolo che questa volta ha rischiato di sbagliare porta nel tentativo di anticipare Cicciarelli, stato da Moro,
Non c'è però calcio d'angolo, bensì rimessa laterale che prova a battere lunga, viene provata a battere lunga per Spila, che fa filtrare per Flamini. Attenzione, perché ci prova il capitano del Ceccano Celli. Non benissimo, poteva incocciare meglio questa palla con il destro, invece ha presa di piatto sporco. Sono 4 gli uomini in barriera, anzi 5, perché si aggiunge anche Cestrone. Però si staccano, sono 4. Partirà adesso Spila con il destro, in corsa Spila va con il destro e prende il palo. Spila che centra il palo alla destra di Pedulla, che sembrava anche battuto in questo frangente. Buonissima la mira del numero 9, che forse avrebbe meritato qualcosa in più di quel montante, che invece gli ha respinto l'occasione più nitida del Ceccano per tornare in parità. Puntare sul fatto che non possa fare fallo, lancio però attenzione per Gabriele che ha spazio, Gabriele che controlla, Gabriele entra in area, prova a rientrare sul sinistro, perde attimo ma poi riesce a girarsi comunque con il destro, Gabriele. Palla che si alza alta sopra la traversa della porta, difesa da Paniccia. Buona occasione questa per la Vigor Perconti per raddoppiare. Adesso si incarta un po' verso il cerchio di centrocampo, il lancio adesso però riesce a arrivare a Spila, Spila con il sinistro. Da attaccante vero il numero 9 del Ceccano ha provato la battuta al volo sul lancio lungo di Fiacco. L'ha presa forse anche troppo bene, perché il pallone non ha cambiato direzione, è finita comodamente tra il braccio di Pedulla. Cercato Sandulli che sta difendendo palla su Baldassare, Sandulli prova a metterla in mezzo, il pallone viene sporcato da Guastaferro, arriva però a Cestrone che con l'esterno sinistro ci prova e pallone palo per quella che di fatto è la seconda linea occasione per la Vigor Perconti per portarsi su 2-0. Sempre Flamini con il destro, palla in mezzo e di testa Fiacco la traversa e poi il pallone che sbatte sulla linea con il Ceccano che chiede il gol, che non viene però segnato da Di Giacomo, che dice di aver visto bene ed effettivamente il pallone sembrava non aver varcato la linea. Bravissimo qua Flamini a cercare la testa di Fiacco, forse un po' perso da parte della difesa della Vigor Perconti in una delle poche sbavature di quest'oggi. Ci ha pensato però la traversa a salvare Pedulla. Prende la rincorsa Flamini, Flamini va in mezzo, la palla bassa, la palla che scorre, attenzione, e non riesce a toccarla, da due passi Catilli. E Cestrone adesso prova a rialimentare l'azione della Vigor Perconti. Cestrone che apre benissimo per Paracchiola davanti a Paniccia, Paracchiola prova a saltarlo, Paniccia lo ferma, ma attenzione, azione avanti, Cremolini, la porta è buona, Cremolini, e la chiude lui la finale, la porta lui il secondo titolo juniores alla Vigor Perconti, che al 46esimo minuto di gioco allunga e mette il punto esclamativo anche su questa finale. Gol mangiato, gol subito, le regole del calcio hanno punito amaramente il Ceccano. A Catilli era mancato lo spunto giusto per concludere, a due passi da Pedulla è stato bravissimo Cestrone a ribaltare immediatamente l'azione da difensiva a offensiva, a servire Paracchiola sul quale ci ha provato Maniccia quasi all'ira disperata, e ha commesso anche fallo. Il signor Giancola ha detto che si poteva continuare perché sul pallone è arrivato Cremolini che a porta vuota l'ha messa dentro facendo volare la formazione di Francesco Bellinati. Il tentativo di ricevimento ma non c'è più tempo perché finisce qua, fischia due volte Giancola e il secondo titolo juniores elite può andare a arricchire la bacheca della Vigor Perconti, che passa 2-0 e si aggiudica questa finale. È successo tutto in una ripresa bellissima per la Vigor Perconti, che ha colpito all'inizio e ha colpito alla fine, annullando un Ceccano che ci ha provato, ha preso anche due legni, una traversa, un palo, a chiedere criminale con la sfortuna, ma non c'è stato niente da fare, la palla non è entrata, la palla è entrata soltanto per il Blaugrana, e quindi alzano il secondo titolo nell'arco di 3 anni, confermando evidentemente che Frascati sia il campo che li porta bene. Si avvicina il momento di Borgia, a quale viene adesso messa al collo la medaglia. Borgia si avvicina alla coppa che viene consegnata dal presidente Melchiorre Zarelli. Prende adesso in mano Borgia e la Vigor Perconti è la campionessa regionale del campionato juniores elite del 2013-2014.